Ciao a tutti sepacentisti, oggi un video semiserio, cioè parleremo, questo video sarà diviso in due puntate. La puntata numero 1 parleremo di protezione passiva. Cos'è la protezione passiva, Gaia? Mi dici che devo dire? Ah, io devo dire... Sto registrando? I husky, i pantaloni, non mi rompo un ginocchio perché ce l'ho protetto. Perfetto. Vediamo cosa comprare, cosa dovete avere nell'armadio per essere un motociclista protetto. Vediamo ora cosa deve avere un motociclista nella stagione primaverile estiva. Allora, io partirei subito da un bel giubbotto traforato. Com'è un giubbotto traforato? Il giubbotto traforato ha tutte le protezioni che servono, che andremo a vedere, ma ha anche la tela appunto traforata per permettere di respirare, di non morire di caldo. Ma quali sono le protezioni che ha un giubbotto traforato? Sono le protezioni di tipo, leggetele qui dentro, di tipo A, quindi queste qui gommose che sembra che non proteggono nulla, ma in realtà hanno una buona protezione. Questa è per la spalla, e cioè per la spalla è quasi uguale, soltanto un po' più lunga, per il gomito. Ma soprattutto la cosa più importante è, Gaia, il paraschiena. Olè, il paraschiena. Che puoi usare anche come ventaglio quando c'è il casco. Togli. Sì, si può usare anche come ventaglio. Il paraschiena, ce ne sono mille modelli, andate a vedere ad esempio sul sito della Wheel Up, digitate paraschiena nel cerchio e vengono fuori 6.000 modelli, scegliete quello della sicurezza che più vi aggrada. Poi ci sono anche quelli con le bretelle. Due le differenze primarie dei paraschiena: uno è il paraschiena da interno, eccolo qua, ve lo facciamo vedere nel dettaglio, controllate che abbia il velcro, serve fondamentale per essere fissato a tutti i giubbotti da moto, perché tra l'altro una cosa molto strana, sei d'accordo Marco su questo? Sai già cosa voglio dire? Certo, cosa voglio dire? Di eh? Ho detto io di dirlo. Ah, già, è vero. Perché la domanda che facciamo a tutte le aziende di abbigliamento: perché non prevedete di default? Ti è piaciuto il default? Di serie il paraschiena interno integrato, cioè vendete giubbotti solo con il gomitiere e protezione delle spalle. La protezione più importante, Gaia, come tu mi confermi, è il paraschiena, giusto? Sì. Vabbè. Comunque, questo è un paraschiena da interno che potete usare solo nei giubbotti specifici. Questo è un paraschiena con bretella che potete usare da anche da esterno. Sì, da esterno, nel senso. All'esterno il giubbotto. Potete potete usarlo anche sotto la giacca di tweed. Non lo devi mettere dentro il giubbotto. No, non lo devi mettere dentro il giubbotto, lo metti fuori. Lo metti fuori così, te ti metti il giubbotto e poi lo metti fuori per la schiena e vai in giro. Magari, ma che. Si mette sì sotto il giubbotto, ma è a un fissaggio suo. Quindi lui sta dritto sulla schiena, sta fermo da solo. Ha capito? Al suo supporto. Quindi puoi mettere su anche un giubbotto non professionale da moto. Bene, guarda come sono flessibili, hanno questa rete, questo alveare di plastica che comunque lo rende molto flessibile ma anche molto sicuro. Bene, perché usare il paraschiena con le bretelle? Perché mettiamo il caso, Gaia, che tu una sera voglio uscire per andare in centro a fare un aperitivo, hai il tuo bel piumino di Moncler, giusto? Ma non è estate, mi devo mettere il piumino, d'estate. Vabbè, facciamo l'esempio inverno. Vabbè, hai il tuo bel giubbottino di pelle estivo bellino, sì. Però dici, io devo andare in centro in moto, ho paura se mi succede qualche cosa, rinuncio sbagliando alle protezioni, gomito, spalle, ma mi metto un bel paraschiena. Soltanto che questi paraschiena, perché sono senza bretelle? Perché i giubbotti moderni da moto hanno questa tasca, dove sono tutti predisposti per poter inserire dentro il paraschiena. Vedi come si fa? Tu metti il paraschiena dentro così, dentro ci sono dei fissaggi solitamente in velcro che tengono fisso il paraschiena. Ma se tu non hai un giubbotto predisposto, come fai ad avere un minimo di sicurezza? Ti compri... Non ce l'hai. No, davvero mi sono preparato. Cioè, ti illumino la macchina privata. Vaffanculo. Però, Gaia, ti chiedo, se tu hai un Harley Davidson e mi domanda ancora come mai non ce l'hai, va bene, non puoi andare in giro con il giubbottino sportivo questo qui, no? No. Non puoi, no, perché è colorato e cose, non è figo. Stile, quindi non va che giubbotto ci vuole d'estate? Il giubbottino di pelle, che ora ci farei vedere indossato. I giubbottini di pelle, che sono più adatti per un panorama custom, diciamo, hanno la stessa funzione. Controllate bene che abbiano. E la medaglia? Il giubbottino di pelle deve avere le stesse caratteristiche, quindi tasche interne per poter alloggiare le protezioni a vostra scelta, quindi protezioni di tipo 1, 2 o 3, poi quelle guardatevele voi le specifiche. Il paraschiena. E la tasca per mettere il paraschiena. Stesso discorso, quindi controllate sempre che abbiano la possibilità di inserire questo tipo di protezioni. Ma diciamo che voi avete una moto adventuring e volete andare la sera a fare la birrata del 6%. Con che cosa andate? Come va? Non puoi andare col giubbottino no. Tutto fangoso che hai usato per fare il giro fuori strada e il cappelli il giorno, giusto? Giusto. Quindi come fai la sera? Che cosa ti puoi mettere? La giacchetta! La giacchetta. La giacchetta. Passiamo da soft shell alla giacchetta. Ti puoi mettere questa è carina molto, io non conoscevo questo prodotto, è molto carina, è una camicia
fatta a giubbottino. Cosa ha di specifica? Sempre il solito discorso, quindi sempre le tasche per poter alloggiare le protezioni. Questa volta saranno protezioni meno invasive, però dicono, io non l'ho ancora testate fortunatamente, ugualmente protettive. Eccola qua, ora poi faremo vedere nel dettaglio. Sempre stesso discorso, tasca per il paraschiena, ok? Poi, immancabile, devono essere i guanti. I guanti è un mondo infinito, il guanto, come tu vedrai, cara Gaia, tieni. È un mondo. Come avevi fatto i guanti? I guanti devi portarli sempre, i guanti sempre. Come infatti ci insegnano i francesi, che puoi andare in costume, ma poi devi mettere i guanti. Mi pare giusto. Giusto? Sì. È giusto. Omologati. Cosa succede? Io preferisco dei guanti che abbiano sopra la protezione spessa per le nocche e per le dita. Questa insomma sono una preferenza, ognuno preferisce quello che vuole. Comunque i guanti vanno portati sempre, ecco appunto per questo. Quelli di Gaia non ce l'ha. Diciamo che a quell'aperitivo alla birrata del 6% comunque non ti vuoi mettere dei pantaloni da no, moto, tutto il discorso che vedremo la dopo. La gonna, Gaia? Che gonna? Con le ginocchiere? No, no. Se, diciamo che se sei un uomo ti vuoi mettere dei pantaloni, che pantaloni ti metti? No, i pantaloni da imbrocco serio. Oh, allora, per andare una sera, magari uscire una sera a prendersi un gelato, andare a un aperitivo con gli amici, ti metti i pantaloni protettivi jeans. Questi sono carini, tante aziende le fanno, noi abbiamo questi. Però Marco a questo punto avrà già messo il banner sopra. Ti è piaciuto il banner, Marco? No. Avrà messo sopra il richiamo, il link, con il video che abbiamo fatto su questi jeans, che magicamente li abbiamo distrutti, però si sono tornati a posto. Sono perfetti, visto, Gaia? Davvero. Si sono ricostruiti da soli. Allora, cosa hanno i jeans? Quindi anche loro devono avere protezioni per le anche di tipo 1, oppure, cioè, oppure le ginocchiere sempre, sempre con tasca interna, e voi scegliete che tipo di ginocchiera mettere, se quella più spessa di protezione 2 o quella di protezione 1, bene? Il jeans poi sostanzialmente ha le solite caratteristiche, ve le abbiamo già spiegate in un altro video, quindi questo elastico davanti, vabbè, fine. La scivolata classica, cosa tocchi per primo quando scivoli in curva, no? Disgraziatamente, scivoli in curva, tocchi per primo l'anca e il gomito, quindi allora, per quanto riguarda il gomito, tutti i giubbotti hanno la protezione sul gomito. Per quanto riguarda l'anca, purtroppo, nel caso, questi sono predisposti, come vedi c'è la sua tasca sull'anca, però non hanno la protezione, quindi noi consigliamo di acquistare separatamente la protezione per l'anca. Fit check aperitivo 2022 in moto, casco Aero Commander, giubbotto in pelle Stud, t-shirt 6%, jeans M-Tech e stivali Steel Martin. Cazzo, per questo video. Ma arriviamo all'inverno. L'inverno le cose si complicano, perché se d'estate puoi usare la camicia con la protezione, il giubbottino traforato, puoi usare quello che vuoi, jeans, d'inverno cosa succede, Gaia? Che fa freddo. Fa freddo. Sì. Quindi la soluzione più, certo poi ci sono, per chi ha tanti bei soldi, ci sono magari altre soluzioni, ma quella che serve più a noi, a gente comune, sono i completi tre strati, i famosi completi tre strati. Non colpa di Rofo, scusami. Sono i completi tre strati. Il completo tre strati, per antonomasia, è scomodo. Sono tutti scomodissimi, ma assolutamente necessari per usare la moto d'inverno. Vediamo come sono fatti. Senti qua, già dal peso, pesa una fucilata, sì, che è quello che c'hai tu, no, tra l'altro. Sì. Allora, il completo tre strati ha naturalmente il giubbotto esterno, tiriamo via tutto, guarda. Eccolo qua, che può essere usato anche in periodi un po' più caldi, senza l'interno. Nello specifico, questo che abbiamo noi ha anche delle taschine, perché dovete sapere che questi completi tre strati hanno 50.000 cerniere, non si sa neanche come mai. Questo ha anche la possibilità di togliere questa patta. No, e come dire... mai si sa, perché le hanno progettati tre strati per tre stagioni con lo con le patte. Sì, con le patte per. C'hanno le patte l'estate. Per aprirlo. Qual è la stagione che non è compresa? Agosto, è una stagione questo, sai? Hanno la sono quattro stagioni? Perché ormai non c'è più la primavera, capisci? Ora fa 25 gradi a ottobre e poi diventa meno uno in due giorni. Esatto. Poi vedi, hanno mille tasche, no? Controllateli bene quando li comprate, perché hanno 50.000 tasche. Comunque questo non ci interessa. Il completo, la giacca da tre strati si può portare anche senza i due strati interni. Devono avere il solito discorso di quelli estivi, le cernierine o lo strap per poter alloggiare le protezioni a vostra scelta. Di default vi daranno delle protezioni su una giacca d'estate di tipo 2, sicuramente. Se volete mettere qualcosa di superiore, vedete nel listino, ci sono tantissime protezioni anche migliori. Devono avere anche loro sempre la cernierina per alloggiare il paraschiena interno, giusto, Gaia? Che però naturalmente non viene dato di default. Questo non lo sappiamo perché. Cosa sono gli strati interni? Uno è uno strato imbottito che servirà per tenere caldo, giusto? Quello ce l'ho io stamani. Brava. L'altro è questo strato leggerino che serve... È un antivento, quindi. È anche antiacqua. È anche antiacqua, sì, è anche antiacqua.
Quindi che succede? Con i tre strati normali ti bagni la giacca, però sotto dovresti teoricamente fino a una certa intensità non bagnarti. Stesso discorso vale per i pantaloni. Quindi avranno i pantaloni, avranno tre strati interni, si possono portare senza strati, solite 1000 zip per l'apertura eccetera eccetera, ma anche loro hanno l'imbottitura a piumetto e l'imbottitura antiacqua, sempre allacciata, perché si vede, a volte vediamo in giro la gente che lo porta non allacciato, per avere le sue funzioni, per essere sicuro, lui deve sempre essere super allacciato bene, poi diventerà un'abitudine, vedi? Vedete qui, blocchetto, chiudete qua, siete pronti così. E certo, il giubbotto tre strati è un pochino più ingombrante, è un pochino più... Questo ad esempio è più corto, è alla vita, ma ci sono anche modelli tipo Sariana un pochino più lunghi. Com'è? Modello è light. A light. Modello. Finder. I like Finder. Finder jacket. Finder, questo è il modello Finder jacket. Orco! Oh, questo è spezia schiena! È andato. Che succede? Chi usa la moto però tutti i giorni in città? Ora parliamo, è chiaro che se te scrivi su Facebook oggi sono andato a lavoro con i jeans normali, il giubbotto da moto, il casco integrale, la gente ti uccide perché secondo il popolo di Facebook dovresti girare, ora mi nervosisco, dovresti girare tutti i giorni vestito con tutte le protezioni, il che sarebbe la cosa ideale, ma chi realmente usa la moto sa che se deve andare al lavoro e deve andare poi dal cliente in centro e poi deve andare di là e poi va a prendere il figlio e poi torna a casa, non ti puoi vestire con stivali da moto, pantaloni da moto, giubbotto da moto, casco integrale e guanti, giusto? Ma farai una via di mezzo, farai giubbotto con tutte le protezioni possibili, che il giubbotto è comunque accettato, cioè arrivi in un ufficio, arrivi in un posto di lavoro, il giubbotto da moto è accettato, casco integrale e guanti, sotto purtroppo metterai magari uno stivaletto. E quindi spero che abbiate capito tutto, se avete domande fatele nei commenti, con estremo disappunto di Marco che sta riprendendo. Chiudiamo questo video della protezione passiva.